Gilet gialli, undicesimo atto, ancora sulle strade di Parigi ma non solo. Con 84.000 presenze negli ultimi due sabati di mobilitazione, il movimento sembra riprendere quota, mentre il presidente Macron fatica a far decollare il dibattito nazionale. Oggi però i cortei parigini sono scanditi in quattro diversi tronconi. Idealmente dovrebbe esserci un solo movimento unitario, perché gli interessi delle persone sono uguali per tutti, spiega un manifestante. Sui cartelloni di protesta si legge «Re Macron fa il suo show» mentre i gilet lottano. Le proteste erano motivate dal previsto aumento delle tasse sul carburante. Sebbene il governo del presidente Macron abbia annullato l'aumento delle tasse, le proteste hanno generato un movimento più ampio, fortemente critico nelle riforme economiche e nella vigente politica francese. Intanto sono circa 10 giorni che il governo cerca di incanalare la rabbia nelle riunioni di dibattito con i cittadini. Politica.